Ok, ciao a tutti, benvenuti al quinto e ultimo incontro della nostra iniziativa The Bitcoin Way. Siamo contentissimi di essere arrivati fino a questo punto e oggi chiudiamo in bellezza con Leonardo Comandini che entrerà nei dettagli della matematica che sta dietro Bitcoin. E basta, gli lascerei la parola e iniziamo pure. Dettagli, cioè, nel senso sarà una cosa di alto livello, non troppo nei dettagli, perché chiaramente la matematica è una cosa precisa e oggi faremo una cosa, diciamo, che sarà un po' più ad ampio spettro, senza essere estremamente precisi. Comincio con una breve introduzione su quello che ho fatto. Io mi sono laureato qui al Politecnico, ho fatto ingegneria matematica, ho fatto indirizzo di finanza quantitativa. Durante il mio percorso di laurea ho scoperto Bitcoin, ho deciso di fare la tesi su Bitcoin, ho fatto uno stage in Eternity Wall, che era una startup che lavorava su timestamping utilizzando Bitcoin, e dopo quello ho cominciato a lavorare per Blockstream e lavoro per un wallet Bitcoin principalmente. Oggi tenteremo di, diciamo, entrare più nei dettagli. Cercare di dare risposta a queste due domande, che sono quindi come conservare i propri bitcoin, come possedere i propri bitcoin e come spenderli. Sono due domande separate, però in realtà sono la stessa cosa, perché conservarli senza poterli spendere non ha senso e spenderli senza poterli conservare allo stesso modo. Alla fine, bitcoin è un modo per trasferire valore e il trasferimento di valore presuppone il fatto che questo valore in un certo momento sia fermo. E in un certo momento si muova da punto a punto, da entità a entità, da persona a persona. Quindi quello che cercheremo di fare oggi è cercare di capire come effettivamente, quali sono i principi matematici che ci permettono di compiere questa operazione. Tuttavia, non è che andremo a vedere ogni dettaglio possibile, perché chiaramente qua si apre, diciamo, delle praterie enormi, sconfinate, e andremo a avere, diciamo, assumeremo alcune cose come assodate. Non parleremo di come la rete raggiunge il consenso sullo stato delle transazioni, quindi su chi ha quali bitcoin. Non parleremo dei problemi di comunicazione di rete, quindi come la comunicazione di queste informazioni avviene fra le varie parti e anche dei problemi di latenza che ci sono fra, diciamo, quando queste comunicazioni vengono effettuate. Non parleremo dei problemi di privacy e di fungibilità delle monete, cose che però sono effettivamente importanti, nel senso avere dei bitcoin che non sono cioè che non sono privati o comunque che hanno un livello di privacy inferiore o che non sono fungibili, chiaramente mina esso stesso al valore. Quindi noi non andremo a parlarne, ma è importante comunque essere consci del fatto che queste caratteristiche sono estremamente importanti diciamo, perché questo asset possa funzionare, possa effettivamente essere un mezzo per il trasferimento di valore. E ovviamente non parleremo di dettagli tecnici che sono più da ingegneri informatici che da ingegneri matematici, quindi ad esempio come i dati vengono serializzati, tutte le questioni, diciamo, le ragioni per cui vengono serializzati in un certo modo, e tutta una serie di dettagli tecnici che sono estremamente rilevanti, tuttavia molto complessi e diciamo che esulano un po' da quella che può essere la trattazione di oggi. Cominciamo dal primo building block, quindi dal primo blocchetto con cui diciamo andiamo a costruire, nel senso con cui Bitcoin è costruito, che sono le funzioni di hash. Le funzioni di hash sono delle funzioni particolarmente interessanti nel mondo attuale, quindi nel mondo dove i computer, diciamo, la fanno da padroni di fatto. E sono funzioni che prendono un input di lunghezza arbitraria, quindi una sequenza di bit di lunghezza arbitraria, che può rappresentare qualsiasi cosa. Può rappresentare una parola, un documento, un'immagine, una sequenza di bit. Non è chiaramente quando noi andiamo con questo simbolo qui andiamo a rappresentare un qualsiasi dato, e quel qualsiasi dato nel mondo, diciamo, può essere interpretato dalle persone, dalle macchine, da qualsiasi cosa, come una qualsiasi informazione. Questa informazione viene mappata a un insieme
che però ha dimensione finita. Quindi una stringa di bit di lunghezza finita, di lunghezza k. Chiaramente può essere mappato in maniera bigettiva all'insieme dei numeri naturali che vanno da 0 a 2 alla k-1. Quando utilizziamo una funzione di hash, chiaramente noi vogliamo tutta una serie di proprietà. Se k è molto piccolo, se k è 1, chiaramente queste funzioni di hash all'atto pratico sono inutili. In realtà, se k è piccolo, ha un numero, è una, k, ovvero la cardinalità del codominio, è un numero piccolo, in realtà può essere lo stesso utile. Tuttavia, quando k assume una dimensione tale per cui una dimensione sufficientemente grande, allora all'atto pratico diventa, si possono, crescono delle nuove proprietà, sorgono delle nuove proprietà che rendono queste funzioni utili alla creazione, diciamo, di nuovi sistemi. Queste proprietà che andiamo a vedere, che andiamo a, a ricercare, sono la pre-image resistance, quindi dato un output di questa funzione è difficile trovare la sua preimmagine, ovvero un input, un elemento del dominio, tale per cui applicando la funzione di hash a questo elemento del dominio otteniamo l'elemento del codominio fissato, quindi diciamo l'immagine. Vogliamo anche che ci sia collision resistance, ovvero è difficile trovare, è difficile trovare due elementi tali per cui hanno lo stesso output, chiaramente essendo il codominio di numerosità infinita, mentre essendo il dominio di numerosità infinita, mentre il codominio è di numerosità finita, esistono più input che hanno come output lo stesso valore. Tuttavia, noi vogliamo delle funzioni tali per cui questa cosa è difficile da fare. Tecnicamente è computazionalmente impossibile, o diciamo, la probabilità di trovarlo è negligible. Inoltre, dato un input, abbiamo l'ultima proprietà che è second preimage resistance, dato un input e quindi il corrispondente output, perché dato un input è facile calcolare l'output, questa è una funzione, è difficile trovare un altro input tale per cui la funzione di hash applicata a quell'altro input ha come output lo stesso output del primo input. Queste sono tecnicalità, tuttavia sono importanti. All'atto pratico abbiamo due funzioni di hash che vengono comunemente utilizzate in Bitcoin, che sono SHA-256 e RIPEMD-160. Ci sono diverse altre funzioni di hash. Le funzioni di hash, giusto per contesto, hash significa sminuzzare, e queste funzioni prendono questi input di lunghezza arbitraria, li sminuzzano e applicano una serie di passaggi deterministici. Tuttavia, questi passaggi deterministici sono tali per cui abbiamo queste proprietà. Chiaramente non per tutte le funzioni di hash. Noi cerchiamo funzioni di hash che abbiano queste proprietà. E queste proprietà possono essere negate nel tempo. Negli anni, inizialmente SHA-1 aveva tutte queste tre proprietà e poi successivamente ha perso l'ultima proprietà, nel senso è stato possibile trovare seconde preimmagini e collisioni, nel senso queste funzioni sono delle funzioni alla fine che afferiscono più all'ambito dell'informatica rispetto a quello della matematica. E quindi, nel senso, possono avere delle problematicità che possono essere scoperte in un periodo successivo di tempo. Le funzioni di hash hanno queste due caratteristiche, sono sia deterministiche, sono funzioni, che casuali, che random. Queste cose qua sembrano un po' antitetiche l'una rispetto all'altra, una cosa o è deterministica o è random alla fine. Tuttavia, queste funzioni all'atto pratico mantengono queste due proprietà. Sono deterministiche, quindi dato uno stesso input, l'output è sempre il medesimo. Ed è il medesimo per tutti, perché la funzione di hash è una funzione definita, quindi è la stessa per me e per altre entità che utilizzano queste funzioni.
Eppure è random, perché se l'input ha sufficiente entropia, quindi se l'input è casuale, se l'input non è mai stato visto, non è, se l'input è di fatto ha sufficiente entropia, l'output a quel punto ha una distribuzione uniforme. Sostanzialmente, dato un input casuale, io non riesco a predire quale sarà l'output, e la migliore guess che posso fare è il fatto che sia uniformemente distribuito nel codominio, nello spazio di arrivo. Il fatto che sia deterministico ci permette di utilizzare queste funzioni di hash in una serie di schemi che sono comunemente detti schemi di commitment reveal, quindi in pratica io mi commitment, la traduzione in italiano è impegno, in realtà poi non c'è una traduzione propria. Quindi in pratica io vado a produrre una preimmagine, avere un valore, prendo un valore, applico questo valore a una funzione di hash, vado a, diciamo, a comunicare a una terza parte o, diciamo, a pubblicare il valore della funzione di hash, quindi l'immagine, e in un momento successivo posso andare a rivelare la preimmagine. Il fatto che ci sia la proprietà di preimage resistance mi garantisce il fatto che, dato il valore del codominio, gli osservatori non possano risalire. Quindi solamente quando io andrò a rivelare, io o chi per me andrà a rivelare il valore di input, potrò andare a dimostrare che effettivamente io mi ero impegnato per quel valore lì. Chiaramente, affinché questo possa succedere, è comodo il fatto che l'output sia effettivamente random, perché se così non fosse, uno potrebbe, diciamo, la proprietà di preimage resistance sarebbe meno forte. Se lo spazio di arrivo è random, le strategie per andare a, diciamo, attaccare la preimage resistance sarebbero più semplici da attuare. Il fatto che che dato un input random, dato un input sufficientemente entropico, l'output sia essenzialmente uniformemente casuale, è quello che rende possibile la proof of work. Quello che, diciamo, la proof of work consiste questo se ne è parlato in qualche incontro precedente, consiste nell'andare a dimostrare a una terza parte che io ho speso del lavoro, all'atto pratico della potenza computazionale, per andare a trovare un determinato output. La proof of work si può applicare in diversi contesti. In Bitcoin l'applichiamo per la creazione di nuovi blocchi. La creazione di nuovi blocchi ha input che arrivano da diverse parti, quindi da tutti i partecipanti alla rete, coloro che creano le transazioni e quindi vanno a inserire dati nelle transazioni, scegliendole in maniera completamente arbitraria, quindi è sufficientemente entropico. E l'output è uniformemente random. Questa cosa qua viene sfruttata col meccanismo della proof of work in questa maniera qua. Se l'output, diciamo, è al di sotto di una certa cifra, se lo vediamo in bit, ha un numero di zeri all'inizio sufficientemente grande, questo numero è definito dal protocollo, allora possiamo definire questa proof of work come verificata, e per andare a trovare un output che abbia questa proprietà, quindi che sia sufficientemente basso, che cominci con un numero sufficiente di zeri, dobbiamo andare a provare più volte. Chi prova più volte avrà più probabilità di trovarlo, e questo grazie al fatto che l'output è essenzialmente uniformemente random. Detto questo, anche la proof of work è legata a doppio filo col fatto del determinismo, perché trovare un input che soddisfi la proof of work, diciamo, richiede la proprietà di randomicità, tuttavia verificare che l'input della proof of work soddisfi effettivamente il criterio iniziale, necessita del determinismo, perché io voglio andare ad applicare la funzione su quell'input e verificare in maniera istantanea, sostanzialmente, che quel valore lì effettivamente soddisfa la proof of work. Quindi queste due caratteristiche, seppur antitetiche, diciamo, vanno a concorrere diciamo, sono alla base del funzionamento di Bitcoin e della blockchain, della catena di blocchi. Le funzioni di hash vengono anche utilizzate per andare a per
le strutture dati per andare a creare delle strutture dati efficienti che possano essere verificate in maniera efficiente e da parte dei nodi che vanno a verificare la validità della storia di Bitcoin, quindi la storia delle transazioni. Il blocco precedente contiene l'hash, il blocco successivo contiene l'hash del blocco precedente, mentre ogni blocco contiene un Merkle root. Il Merkle root è una struttura dati attraverso la quale c'è un impegno a tutte le transazioni. Il Merkle root è un commitment a tutte le transazioni. Le transazioni vengono organizzate in un albero, qua abbiamo una struttura semplificata. Le transazioni quindi vengono hashate, le frecce verticali, diciamo le frecce dritte, rappresentano le funzioni di hash, quindi andiamo a creare il transaction ID, quindi una stringa. In questo caso Bitcoin usa SHA-256, a volte SHA-256 applicato due volte. Comunque andiamo a creare questo identificativo che è una stringa 32 byte, che sono i transaction ID, e poi andiamo a concatenarli, lasciarli ulteriormente, e questo ci permette di creare questa struttura ad albero, in maniera, diciamo, iterativa, intanto che non arriviamo a una radice. Questa radice è chiaramente una funzione deterministica di tutte le transazioni. Tutti i dati che le entità che vanno a concorrere diciamo, all'evoluzione della rete vanno a determinare il Merkle root. Il Merkle root a sua volta viene concatenato con altri valori all'interno del blocco, e questi valori vengono hashati per andare a creare il previous hash nel blocco successivo. Chiaramente il previous hash nel blocco successivo è quello che sottintende la proof of work. Quindi abbiamo i miner che vanno a modificare alcuni valori, principalmente il nonce, ma in realtà anche altri valori, all'interno del blocco, per andare a creare un hash che soddisfi le richieste di proof of work, quindi che vada a testimoniare alla rete che il miner ha speso sufficiente lavoro per dimostrare che aveva effettivamente quella potenza computazionale. Chiaramente la spesa di questo lavoro è quello che, diciamo, lega Bitcoin al mondo fisico. Il fatto che un miner dimostri di aver speso quella potenza computazionale è qualcosa che è qualcosa che lega appunto la scarsità del mondo fisico, quindi la scarsità di energia, perché l'energia costa, l'energia non è infinita, e l'energia è necessaria per andare a produrre tutta quella potenza computazionale che permette a un miner di ottenere la soluzione del blocco, quindi un valore tale per cui il valore dell'hash del blocco ha un numero di zeri sufficiente, è minore di un certo valore. Quindi, passato, diciamo, le funzioni di hash, come vengono utilizzate, quindi la parte di determinismo e la parte di randomicità, passiamo a quello che è il criptosistema alla base di Bitcoin. Quindi come gli utenti vanno a dimostrare di possedere e dimostrare di voler trasferire dei Bitcoin. Il sistema utilizzato è un sistema di crittografia a curva ellittica. La curva ellittica è sostanzialmente questa equazione, l'equazione di Weierstrass. Andiamo quindi a definire un numero primo e definiamo un campo di interi modulo P, quindi sono tutti gli interi da 0 a P. All'atto pratico P può essere un numero primo qualsiasi, però nella pratica questo P deve essere un P grande, per ragioni analoghe a quelle che abbiamo visto prima. Abbiamo bisogno che computazionalmente non sia possibile effettuare una serie di operazioni. Tuttavia, la teoria matematica funziona anche per primi più piccoli.
una condizione tecnica, quindi sostanzialmente che questo determinante sia diverso da zero, che ci va, diciamo, a elidere dei casi particolari, si possono dire patologici. E quindi abbiamo questo insieme di elementi che soddisfano questa equazione, essenzialmente. A questo insieme di elementi andiamo ad aggiungere un elemento speciale, che è il punto all'infinito, che è essenzialmente il valore nullo, sostanzialmente. Si va a definire un'operazione di somma tra elementi di questo campo, e questa operazione di somma è definita da due elementi di questo campo a un elemento di questo campo. Definita un'operazione di somma, possiamo definire un'operazione di moltiplicazione scalare, che è semplicemente una somma ripetuta. Quindi abbiamo due per un elemento è uguale semplicemente alla somma dell'elemento più se stesso, e così via. Bitcoin, all'atto pratico, utilizza una curva specifica, che è SP256K1, che ha dei parametri particolari. Se ricordo bene, A è 0, B è 7, e poi in realtà, dobbiamo essere precisi, in realtà la curva definisce altri parametri che sono, diciamo, importanti cioè sono fondamentali per un utilizzo pratico di questo oggetto matematico. Questi altri parametri sono, ad esempio, il generatore. All'interno di questo insieme dobbiamo andare a scegliere un punto, che è il punto che viene, diciamo, considerato il punto di inizio. Perché questo insieme è un insieme ciclico. È un insieme ciclico perché, dato un punto, io posso, sommando un altro punto, posso andare a coprire tutti gli elementi del sistema tornando indietro. E quando vado a sommare tutti questi punti, quindi tutte le coppie di x e y che soddisfano l'equazione precedente, torno al punto iniziale, chiaramente passando per il punto all'infinito. Abbiamo quindi il primo, che definisce la curva, e poi abbiamo l'ordine della curva, che è la cardinalità di questo insieme. A questo punto, quindi, abbiamo questo oggetto matematico, e da questo oggetto matematico andiamo a definire quella che è la. Quello che è un sistema, un criptosistema a chiave pubblica e privata, a chiave pubblica. Andiamo quindi a definire le chiavi private come un elemento appartenente agli interi che vanno da 0 ad n-1, dove n-1 è la cardinalità, appunto, di questo insieme che abbiamo appena descritto, e la chiave pubblica, che è appunto la moltiplicazione di questo elemento per il generatore. Il generatore è un punto arbitrario che soddisfa l'equazione. Chiaramente, per utilizzare la stessa curva, io devo utilizzare lo stesso generatore diciamo, delle altre entità che utilizzano questa curva. Qua parliamo di problema di logaritmo discreto. È un po' misleading, perché qua abbiamo definito somma e moltiplicazione. Alcune notazioni definiscono le operazioni precedenti in maniera diversa, definiscono la somma come moltiplicazione, definiscono la moltiplicazione come esponenziazione, e da qui, diciamo, viene il problema del logaritmo discreto. Perché, appunto, per passare da un elemento, cioè una chiave privata, quindi un elemento appartenente a 0n-1, a una chiave pubblica, quindi un elemento, una coppia di valori che soddisfa l'equazione che abbiamo definito prima. Questo passaggio qua è semplice, è computazionalmente poco oneroso, è sostanzialmente istantaneo, non è istantaneo tanto come una funzione di hash, ma è, diciamo, non è sullo stesso ordine di grandezza, però siamo su delle tempistiche estremamente brevi. Al contrario, l'operazione inversa è estremamente difficile. Sostanzialmente, per curve, diciamo, utilizzate nella pratica, richiede un ordini di grandezza estremamente maggiori per andare a trovare, dato un punto che soddisfa le coordinate, un punto tale per cui cioè un valore un intero tale per cui, moltiplicando quel valore lì per
il generatore andiamo a ottenere quella coppia di coordinate. Chiaramente questo funziona solamente se lo spazio che andiamo a definire è sufficientemente numeroso. Al lato pratico, se parliamo di SecP256K1, il primo che andiamo a definire, sia il primo che l'ordine, sono numeri interi che sono molto vicini a 2 alla 256. Quindi da un certo punto di vista sono molto vicini anche al valore di output della funzione di hash comunemente usata, quindi SHA-256, e sono valori, la numerosità, la cardinalità del codominio è sufficientemente grande per rendere sostanzialmente, cioè per rendere computazionalmente impossibile la risoluzione del logaritmo discreto. Chiaramente la risoluzione del logaritmo discreto talvolta è facile. Se io come chiave pubblica, ad esempio, utilizzassi il generatore stesso, questa cosa qua non è facile andare a trovare la parte precedente. Tuttavia, se la chiave pubblica che utilizzo è sufficientemente entropica, quindi è un valore che è effettivamente casuale nello spazio di partenza, è estremamente difficile, è sostanzialmente impossibile andare all'atto pratico, andare a trovare il valore di partenza. Questa cosa qua, uno potrebbe, che tipo di, diciamo, di dimostrazioni ci sono? Una dimostrazione, diciamo, pratica è il fatto che di fatto su Bitcoin ci sono degli output protetti solamente da, appunto, questa chiave pubblica. Se qualcuno riuscisse a invertire quella funzione, potrebbe spendere quei bitcoin. Quindi sostanzialmente ci sono dei bounty, essenzialmente milionari o comunque sull'ordine delle centinaia di migliaia di dollari, che dimostrano il fatto che questa cosa qua non è possibile, perché se fosse possibile qualcuno avrebbe un incentivo estremamente forte a andare effettivamente a rompere questo problema. Ora, quindi abbiamo visto cosa sono le chiavi private e cosa sono le chiavi pubbliche. Manca un pezzo. Io voglio trasferire i miei bitcoin da punto a punto, da me a qualcun altro, voglio pagare qualcuno o voglio essere pagato, e devo comunicare devo dimostrare agli altri partecipanti alla rete come che io effettivamente posseggo quei bitcoin. Il possesso di quei bitcoin è la conoscenza di un segreto, sostanzialmente. Qua andiamo a fare una piccola semplificazione, dopo vedremo, cercheremo di spiegare un po' meglio. Però sostanzialmente, se io vado a dimostrare di conoscere la chiave privata corrispondente a una chiave pubblica, allora posso muovere questi bitcoin. Quindi quello che io andrò a fare è andare a produrre una prova che io conosco quella chiave pubblica e che io voglio muovere quei bitcoin da un punto ad un altro, da me a un'altra persona, dalla mia chiave pubblica a un'altra chiave pubblica, da un determinato script a un altro script. E questo lo faccio attraverso un sistema di firma digitale. Il sistema di firma digitale, in questo contesto, quindi parliamo di un criptosistema a chiave pubblica, è appunto una coppia di algoritmi, un algoritmo di firma e un algoritmo di verifica. Questo algoritmo di firma prende come input quindi la mia chiave privata e il messaggio. In questo caso il messaggio può essere un messaggio arbitrario, nel caso specifico di Bitcoin, essenzialmente il messaggio che dice io muovo i miei Bitcoin da qui a qui. E questo sistema sostanzialmente si basa sulla verifica di un'equazione. L'equazione implicitamente definita in questi snippet sono imprecisi, perché chiaramente quando si parla di consenso, quando si parla di consenso, bisogna essere estremamente precisi, gestire ogni tipo di caso, cioè questo chiaramente è una versione semplificata, for the sake of simplicity. E in questo caso abbiamo sostanzialmente due valori, abbiamo quindi abbiamo un'equazione che deve essere verificata. Quindi abbiamo l'algoritmo di firma che va a produrre due valori in maniera successiva abbiamo l'algoritmo di verifica che prende questi due valori, che sono la firma, il messaggio, che deve essere noto, e la chiave pubblica del firmatario, quindi la chiave pubblica P corrispondente ad X.
E andiamo sostanzialmente a verificare questa equazione qui. Abbiamo un'equazione, abbiamo un segreto, che è la mia chiave privata, però se abbiamo un'equazione e un segreto, chiaramente possiamo andare a ricavare dall'equazione il segreto stesso. Quindi in pratica l'algoritmo di Fermat, all'atto pratico, va a creare un altro segreto, che è K, che è detto nonce. Nonce, quindi number use once. In realtà non se è un nome utilizzato anche in determinati altri contesti, quindi è un nome un po' sfortunato da un certo punto di vista. Però di fatto questo è l'algoritmo di Fermat. Questo è CDSA, che è l'algoritmo di Fermat utilizzato da Bitcoin dal giorno zero, è utilizzato ancora ora, che è un algoritmo particolare. Ne vedremo un altro oggi, dopo, e quindi vedremo anche le differenze fra questi due. Quindi abbiamo visto che appunto l'algoritmo di Fermat dimostra il fatto che io conosca un determinato segreto, chiaramente senza rivelare questo segreto, e allo stesso tempo dimostra il mio impegno a un determinato messaggio. Questo determinato messaggio è quello che sto effettivamente firmando. Il fatto che io non riveli il segreto è ovviamente necessario in un contesto distribuito, perché io pubblico la mia transazione. La mia transazione viene distribuita all'interno dei nodi, viene diciamo verificata da parte dei nodi e poi dopo con un delay che dipendentemente dai casi può essere più o meno lungo, viene inclusa in un blocco. Tuttavia in questo periodo qua, cioè questo periodo di latenza che è comunque non trascurabile, questa prova, questa appunto dimostrazione della mia conoscenza di un segreto non può rivelare il segreto stesso, altrimenti qualcuno potrebbe intercettarla e andarla a sostituire. Quindi deve avere per forza queste proprietà. E CDSA è l'algoritmo utilizzato a Bitcoin sin dagli inizi, e vedremo che poi ad ora c'è un altro algoritmo che potremo utilizzare al suo posto. Ora, prima avevo detto che il possesso di un Bitcoin è legato alla conoscenza della chiave privata corrispondente a una chiave pubblica. La chiave pubblica viene pubblicata, mentre la chiave privata rimane privata, appunto, segreta. Tuttavia, in realtà, la realtà è leggermente più complessa. Bitcoin utilizza un sistema per andare a esprimere delle condizioni di spesa che sono potenzialmente più complesse rispetto a una semplice chiave pubblica. Utilizza un linguaggio di scripting che fa uso di diversi operatori che includono, ad esempio, anche funzioni di hash per andare a creare condizioni di spesa più complesse. Questi operatori sono, diciamo, in evoluzione, sono nuove proposte per altri operatori e sono, diciamo, estremamente complessi. All'atto pratico, però, pochi vengono utilizzati perché la complessità chiaramente ha dei trade-off e ha dei potenziali lati negativi. Qua andiamo a vedere il caso più semplice. Quindi abbiamo uno script up key, che è diciamo sostanzialmente il puzzle che va a bloccare i Bitcoin. In questo caso specifico abbiamo appunto una chiave pubblica e un operatore, pcheck_sig, che è un operatore, diciamo come diciamo, dice il nome, verifica la firma. Verifica la firma corrispondente a quella chiave pubblica, mentre il messaggio viene processato in maniera diversa, però abbiamo detto che queste cose qui non le trattiamo, assumiamo che siano corrette. Lo script up key è quello che viene pubblicato quando io vado a mandare dei bitcoin. Se io devo mandare dei bitcoin a un'altra persona, quell'altra persona mi darà il suo script up key. Questo script up key di fatto mi viene dato sotto forma di address. L'address e lo script up key sono essenzialmente la stessa cosa, diciamo, qua parliamo sempre di codifica. E quindi quando io vado a creare una transazione, vado a creare questo output che ha lo script up key del ricevente, semplicemente. E il ricevente decide quali sono le sue condizioni di spesa. Quando poi il ricevente vuole spendere, deve andare a convincere la rete che lui effettivamente sa risolvere quello script up key, che lui sa soddisfare quelle condizioni di spesa. In questo caso qua, semplicissimo, lo SIG script, quindi lo script di soluzione del puzzle, consta solamente nella firma,
che soddisfa la firma per il messaggio che, diciamo, è implicito all'interno della transazione e valida per la pub key specificata all'interno dello script pub key. Quello che succede a lato pratico è che io quindi vado a produrre questa transazione con questo determinato script sig, i nodi che ottengono la mia transazione vanno a verificare che effettivamente quello script di firma soddisfa le condizioni determinate nello script di chiave pubblica e questa condizione qui è necessaria affinché questa transazione venga inclusa in un blocco e sia effettivamente una transazione valida. Ci sono ovviamente tutta una serie di altre condizioni che devono essere verificate, però a lato pratico questo è quello che succede. Quindi abbiamo questi script up key che hanno questo nome perché quello che succede di solito, nel senso è che questi script devono contenere una chiave pubblica, perché se non la contenessero non potrei dimostrare in maniera, diciamo, mantenendo la segretezza della mia chiave privata, il fatto che io voglia spendere quegli altri bitcoin. Se uno script up key avesse solamente degli operatori con funzioni di hash, chi intercetta la mia transazione potrebbe andare a cambiare lo script sig per muovere i fondi da un'altra parte. Il fatto di avere una pub key all'interno dell'output è sostanzialmente necessario al fine di poter mantenere la proprietà di quell'output lì. Ora, quello che abbiamo visto fino alla slide precedente era Bitcoin degli inizi del 2009 di Satoshi. Negli anni però ci sono state diverse proposte di miglioramento del protocollo, comunque di estensione del protocollo, per poter andare a risolvere o comunque andare a gestire una serie di problemi ai quali inizialmente, diciamo, non si era fatto caso, nel senso, cosa che diciamo, nel normale fluire delle cose, uno non è che, diciamo, l'onniscienza non è umana. Quindi. Tra questi, diciamo, miglioramenti ci sono appunto, c'è un algoritmo di firma nuovo, che in realtà non è nuovo perché è precedente ai CDSA, tuttavia era sotto brevetto sino al 2008 e quindi c'erano poche implementazioni, diciamo, production ready e quindi non è stato utilizzato inizialmente da Satoshi. Nel 2018, nel senso, sin dall'inizio diciamo, di Bitcoin, è stato discusso. Se ricordo bene, nel 2018 ci sono state le prime, diciamo, discussioni più strutturate all'interno della mailing list. E nel 2021 è stato introdotto attraverso un soft fork, quindi un aggiornamento retrocompatibile. È stata introdotta la possibilità di andare a firmare, produrre delle firme che utilizzano un algoritmo di firma diverso, che è HashNorr. In realtà è molto simile all'algoritmo precedente, nonostante tutto sembri un po' diverso. In realtà è molto simile. Alcuni dicono che CDSA sia, diciamo, una versione diciamo, che avesse come principale finalità quella di bypassare il brevetto che pendeva su HashNorr. Ed è un algoritmo più semplice rispetto ai CDSA, che gode di una proprietà diversa, cioè una proprietà che i CDSA non ha, che è la linearità. Abbiamo visto che è stato aggiunto a Bitcoin nel 2021 e che è lineare. La linearità consta nel fatto che la somma di due firme, le firme ho visto sono una coppia di valori, la somma di due firme per il medesimo messaggio è una firma valida per il medesimo messaggio e la somma delle public key corrispondenti alle chiavi private che hanno firmato le due firme. Questa linearità permette, diciamo, di utilizzare protocolli più complicati, dove tuttavia la verifica rimane semplice, perché di fatto quello che si va a verificare è che una firma sia una firma SNOR valida, anche perché abbiamo visto questa firma valida sopra è una firma indistinguibile dalle firme precedenti. Il fatto che una chiave pubblica sia la somma di due chiavi pubbliche è una cosa che
uno non necessariamente, uno in generale non può dire, non può saperlo. Anzi, può sempre esserlo, tecnicamente, da un punto di vista matematico lo è sempre. Però di fatto una firma che è la somma di due firme è indistinguibile da una firma che non lo è. Quindi la verifica rimane semplice, tuttavia parte della complessità può essere spostata nella fase di setup e nella fase di creazione di questi protocolli che permettono una, diciamo, l'aggiunta di una serie di feature a Bitcoin senza bisogno di andare a aggiungere ulteriore peso sulla parte che è più delicata, che è la parte di verifica, la parte che diciamo che effettivamente permette la decentralizzazione della rete. Qui questi protocolli sono appunto Musig, che permette l'aggregazione di firme, l'aggregazione di firme da parte di entità diverse, e le adapter signature, che sono talvolta dette one-time verifiable encrypted signature, quindi delle firme che possono criptare un dato che viene rivelato una volta sola. In realtà è uno schema leggermente simile a uno schema di commitment reveal. E tuttavia la linearità è, diciamo, a due facce, è semplice per mettere tutti questi protocolli, tuttavia questi protocolli vengono implementati in maniera naive, è facile che, diciamo, si possa incorrere in una serie di attacchi, sostanzialmente si possono fare una serie di attacchi di cancellazione, pertanto c'è bisogno di una serie di accorgimenti per andare a, diciamo, a mitigare questi possibili attacchi che una delle parti che va, diciamo, a eseguire questo protocollo può perpetrare nei confronti delle altre. Ed è la ragione per cui alcuni di questi protocolli non sono ancora, diciamo, non sono ancora disponibili all'interno della rete, nonostante di Snorr se ne parli da decenni e nonostante sia presente Bitcoin dal 2021. Passiamo a, diciamo, l'ultima parte, quindi assieme a Snorr è stato aggiunto un altro upgrade del protocollo, un altro upgrade che si basa su, diciamo, assunzioni crittografiche analoghe a Schnorr e che è appunto Taproot. Abbiamo visto come una chiave pubblica è, diciamo, da un certo punto di vista è anche è un impegno alla chiave privata, tuttavia è possibile andare a produrre una chiave pubblica che sia sia un impegno alla chiave privata, sia un impegno a uno script arbitrario, una sequenza di byte arbitrario. Quindi andiamo a vedere come, diciamo, funziona questo sistema. Chiaramente questo impegno, diciamo, non va a ledere la proprietà di segretezza che deve mantenere la chiave privata. Quindi vediamo come abbiamo, quindi possiamo prendere uno script, quindi una sequenza di byte di lunghezza arbitraria, e una chiave pubblica, quindi una coppia di punti appartenente a l'insieme che abbiamo definito prima, e da questo elemento possiamo, da questi due elementi possiamo andare a trovare un'altra chiave pubblica. Un'altra chiave pubblica è appunto T, che andiamo a definire in questa maniera qua. Quindi andiamo a prendere una funzione di hash, andiamo a dare come input a questa funzione di hash la chiave pubblica e lo script. La funzione di hash può essere mappata a un intero. Questo intero può essere mappato a un insieme delle chiavi private, perché sostanzialmente andremo a utilizzare la funzione di hash che come spazio di arrivo, come codominio, ha un insieme che ha una cardinalità sostanzialmente identica a quello che è l'ordine della curva. Andiamo a moltiplicare questo valore per il generatore, andiamo a sommarlo alla chiave precedente. Quest'operazione ci permette di ottenere appunto questa chiave T, questa chiave tweaked, questa chiave pizzicata con questo script. Questa chiave qui ha quindi questa proprietà che mantiene la segretezza della chiave privata, che chiaramente verrà anch'essa pizzicata, e allo stesso tempo è un impegno sia alla chiave privata sia a uno script. Questa cosa qua come viene utilizzata all'interno del protocollo Bitcoin? Viene utilizzata per prendere una chiave pubblica, quindi
informazione più piccola, solamente, diciamo, a lato pratico 33 byte, anzi, a lato pratico 32 byte, con successivamente, cioè nel senso nel, per quanto riguarda, diciamo, post-upgrade, e questa chiave pubblica sottintende due condizioni di spesa. Queste due condizioni di spesa sono quindi la conoscenza della chiave privata oppure la conoscenza della chiave pubblica e la conoscenza dello script che abbiamo dato come input. Chiaramente non è sufficiente solo la conoscenza dello script, è necessaria la conoscenza dello script e delle informazioni per andare a soddisfarlo. Detto questo, se noi torniamo ancora indietro, abbiamo visto che noi possiamo andare a condensare all'interno di un unico valore una serie di dati arbitrari, in questo caso sono transazioni, però potrebbero essere anche, diciamo, script diversi. Quindi quello che di fatto succede è che questo script può essere, diciamo, all'atto pratico è un impegno a un numero di script, a un numero arbitrariamente grande di script. Quindi posso avere all'interno di una sola chiave pubblica un numero di condizioni di spesa arbitrariamente grande. Chiaramente rivelare, andare a firmare, andare a produrre, diciamo, una prova del fatto che io conosca la chiave privata pizzicata diciamo, di corrispondente a P è più semplice. Privata corrispondente a T, è più semplice, diciamo, è più semplice, richiede meno informazioni, richiede la comunicazione di meno informazioni, quindi è meno caro dal punto di vista di quello che devo pubblicare sulla blockchain, quindi diciamo a livello di fee costa di meno, quindi di fatto io sono incentivato ad andare ad utilizzare quella. Però ho comunque una serie di condizioni di spesa di backup che posso utilizzare. Ovviamente, abbiamo visto prima che la linearità permette di andare a accorpare, di andare a sommare diverse chiavi pubbliche. Quindi in realtà anche la chiave che vado ad utilizzare potrebbe essere essa stessa la somma di chiavi diverse. La somma di chiavi diverse potrebbe anche, diciamo, io potrei riuscire a produrre una firma con, diciamo, con un numero di con tutte queste chiavi che vanno a sommarla, ma in realtà con determinati accorgimenti posso andare a produrla anche con un sottoinsieme di queste chiavi qui. Quindi andare a creare una firma che in genere si chiama, diciamo, threshold, quindi una firma che non presuppone la conoscenza di tutte le chiavi, quindi solamente può essere un 2 di 3 o un sistema di questo tipo. E tutto questo viene fatto andando a pubblicare solamente una chiave pubblica, quindi mantenendo anche delle proprietà, diciamo, di privacy. Con questo concluso, se ci sono delle domande o qualsiasi cosa, sono a disposizione. Sì, torno. Allora, la domanda è come vado a dimostrare perché, diciamo, una firma dimostra la conoscenza della chiave privata senza andare effettivamente a rivelare la chiave privata. Il tutto sta all'interno dell'equazione. Andiamo su Schnorr, che è leggermente più semplice, quindi diciamo, ha una complessità leggermente minore. Allora, quello che si va a fare sostanzialmente è andare a. La firma è. Consta di due valori. Questi due valori sono utilizzati successivamente all'interno, cioè sono inseriti all'interno di un'equazione. Questa equazione qui ha come altri input due valori che sono pubblici, perché chiaramente se devo verificare la firma, la conoscenza di una chiave privata, devo conoscere a priori la chiave pubblica corrispondente a quella. Se la conoscessi dopo, nel senso uno potrebbe modificarla apposta. E chiaramente devo conoscere anche il messaggio deve essere pubblico in un sistema di questo tipo.
La segretezza è essenzialmente garantita dal fatto che noi operiamo su un gruppo ciclico e quindi andiamo a calcolare questo valore S, dove andiamo a sommare un segreto, che è diciamo un segreto utilizzato una sola volta, il nonce, quindi un valore calcolato casualmente. In realtà il lato pratico non è calcolato casualmente, però è come se lo fosse. Andiamo a sommarlo alla chiave privata moltiplicata per un valore arbitrario, che è detto challenge, e questo valore qui andiamo a applicare l'ordine della curva. Questi due valori vengono, diciamo, vengono inseriti, si può verificare che effettivamente andando a sostituire S qua sotto, si può verificare che l'equazione è, diciamo, è verificata, nel senso dati i due algoritmi di firma e verifica. La ragione per cui rimane segreta è il fatto che è sostanzialmente difficile andare a trovare una coppia di valori K ed X tali per cui andiamo a trovare lo stesso valore S. Cioè non, la segretezza è dovuta al fatto che sostanzialmente abbiamo un'equazione e due incognite, e la verifica è sostanzialmente, diciamo, pone il fatto che non sia possibile andare a trovare i valori precedenti è dovuto al fatto che noi andiamo a operare la verifica non sullo spazio di partenza, quindi sullo spazio delle chiavi private, lo spazio degli interi da 0 a n, meno 1, ma andiamo a operare la verifica sullo spazio delle chiavi pubbliche. E questa operazione grazie alla, diciamo, la difficoltà dell'algoritmo discreto, non riusciamo ad andare a invertire questi valori e quindi non riusciamo a trovare la preimmagine rispetto all'operazione appunto di moltiplicazione per curva ellittica. Questo sì, sostanzialmente la ragione per cui non. Quindi sostanzialmente le ipotesi sono: abbiamo due valori segreti, il nonce, che è un valore, diciamo, calcolato per firma, e la chiave privata, che è qualcosa di fissato perché per la verifica è necessario conoscere la chiave pubblica. E in più abbiamo il fatto che abbiamo una singola equazione e il problema dell'algoritmo, la, diciamo, difficoltà dell'algoritmo discreto, l'impossibilità della risoluzione dell'algoritmo discreto, che garantisce appunto il fatto di non riuscire ad andare a risolvere questa equazione. Diciamo, non è possibile andare a trovare il valore per cui il valore corrispondente a, diciamo, alla chiave privata corrispondente a P. E chiaramente non è neanche possibile andare a trovare il valore corrispondente, la chiave privata corrispondente a R, dove R è la chiave pubblica corrispondente a K. Chiaramente la conoscenza di K o di X è, la conoscenza di K o di X rivela X o K corrispondentemente, perché è possibile andare a, diciamo, sostituire le equazioni precedenti e andare a trovare, data l'equazione, andare a trovare l'altra incognita. Chiaramente tutta questa aritmetica è aritmetica modulo, diciamo, sugli interi modulo n, e quindi abbiamo, diciamo, alcune notazioni qua sono leggermente, diciamo, possono essere leggermente fuorvianti, però per, diciamo, dovere di semplicità alcune cose sono in questa maniera. Spero di aver risposto, non so, sono stato precisissimo. Allora, la domanda è: perché nella crittografia ellittica si usano i numeri primi? Allora, devo ammettere che una risposta precisa non la ho, tuttavia utilizzare, diciamo, sono, diciamo, alla fine il perché della scelta della curva di Bitcoin è, diciamo, qualcosa di estremamente complicato. Alla fine quello che conta è: quella curva è stata utilizzata, quella curva non è mai stata rotta, nonostante tutti gli incentivi economici fortissimi che ci sono, e la ragione per cui, diciamo,
il campo diciamo viene definita a partire dal numero primo, e vogliamo anche che l'ordine abbia un, sia, nel senso, l'ordine della curva, quindi n, sia un numero primo, garantisce insomma alcune proprietà. Sinceramente non ho una risposta precisa a questa domanda, e non chiaramente il fatto che sia un numero primo semplifica tutta una serie di l'aritmetica modulare. Se un numero non fosse primo, sostanzialmente si potrebbero creare all'interno del gruppo dei cicli che non vanno ad andare a toccare tutti i punti. Quando ho detto che dato un punto, dato il generatore, sommando il generatore se stesso, poi sommando il generatore se stesso, and so on, appena lo sommo per n volte, quindi per la cardinalità dell'insieme appunto definito da questa equazione, più il punto all'infinito, arriva al punto all'infinito, sommandolo ancora una volta, torna al punto di partenza. Nel caso in cui il P non sia un primo, è possibile andare a creare dei sottocicli, dove sostanzialmente si vanno a toccare alcuni punti, ma non tutti. E questa proprietà è una proprietà indesiderata da questo punto di vista, perché di fatto è, diciamo, non rende, cioè nel senso, io voglio andare a definire, a generare in maniera entropica la mia chiave privata, e voglio che la mia chiave pubblica sia entropica allo stesso modo. In realtà, se ci sono questi sottocicli, sostanzialmente, è possibile far attacco, diciamo, è possibile, diciamo, si va a indebolire quella che è la, diciamo, la difficoltà del logaritmo discreto. Tuttavia, potrei aver, diciamo, travisato, diciamo, omesso alcuni particolari rilevanti. Quello che conta, in realtà, è che Bitcoin si basa sul consenso, il suo valore è strettamente legato al fatto che ci sia che le persone abbiano, utilizzino Bitcoin e non qualcos'altro, e quindi il consenso chiaramente pone le sue basi inizialmente su quella che è la funzione di hash scelta e quella che è la curva ellittica utilizzata per, diciamo, andare a definire il criptosistema che ci permette di, appunto, di trasferire e detenere Bitcoin. Esatto, allora, quindi a due chiavi pubbliche, cioè posso verificare che a due chiavi pubbliche corrisponde la stessa chiave privata? No. Questa cosa qua non è possibile, perché, perché due chiavi pubbliche hanno essenzialmente due valori x e y differenti, e a un valore di x e y corrisponde una e una sola chiave privata. Detto questo, se noi andiamo a definire le chiavi private come gli elementi che stanno in zn, quindi che vanno da 0 a n-1, perché se noi andiamo a definire chiavi private come qualsiasi numero, allora abbiamo delle chiavi ripetute, e le chiavi sono, due chiavi sono ripetute, sono equivalenti se sono equivalenti modulo n, nel senso, se io ho 0 ed n, quelle sono essenzialmente, sono la stessa chiave. Alcune implementazioni chiaramente impediscono di utilizzare chiavi che vanno al di fuori del range 0 n-1, però tecnicamente da un certo punto di vista sono la stessa chiave. Quello che a volte succede, ad esempio, all'atto pratico, è che io genero dell'entropia che magari ha una lunghezza arbitraria, prendo questa entropia, la utilizzo come input all'interno di una funzione di hash, questa funzione di hash come spazio di arrivo a 0, 2 alla 256, tuttavia n è un po' meno di 2 alla 256, quindi può capitare, con probabilità sostanzialmente nulla in realtà, che l'output sia in quel range lì, quindi fra n e incluso e 2 alla 256 meno 1. In quel caso lì, con alcune librerie, diciamo, falliscono in maniera rumorosa, altre librerie potrebbero applicare l'operazione di modulo e andare quindi a definire quella chiave lì come una chiave che sta fra 1 e 2 alla 256 meno 1 meno n.
ovviamente se utilizza altre funzioni di hash che hanno, diciamo, uno spazio di arrivo molto diverso, utilizza SHA-512, cosa qua diventa almeno una volta, circa una volta su due, diciamo, succede questa cosa qua. Ha senso? Ovviamente no, però. Allora, andiamo. Allora, domanda è, quando vengono introdotte delle modifiche ai protocolli, chi la implementa e come effettivamente viene, diciamo, deployata all'interno del sistema? Allora, Bitcoin è una rete e questa rete è, diciamo, composta da una serie di nodi. Questi nodi sono le entità che operano i nodi Bitcoin, quindi dei computer, dei server che processano le transazioni e compiono tutta una serie di operazioni per l'evoluzione della rete Bitcoin. Questi nodi sono nodi che devono, affinché Bitcoin funzioni, devono raggiungere un consenso sullo stato delle transazioni. Banalmente, chi ha quali Bitcoin, chi ha quali coin, chi detiene quali script sono effettivamente associate dei Bitcoin e quali no. Queste entità che fanno, diciamo, che operano questi nodi, decidono di eseguire un determinato software e lo decidono in maniera completamente indipendente, nessuno li forza e ci sono chiaramente dei meccanismi di incentivi, però prioristicamente queste entità, questi nodi, decidono di prendere un software e eseguirlo, configurarlo, modificarlo, fare, diciamo, tutto quello che è in loro potere per farlo andare. Ci sono degli incentivi affinché questo software sostanzialmente sia sempre lo stesso per le varie persone, perché se io voglio trasferire valore da me a un'altra persona, voglio che il mio nodo e quello dell'altra persona reputino validi le stesse transazioni, altrimenti c'è il rischio che io trasferisca questi fondi, questi Bitcoin, quindi nel senso per me va tutto bene, ma dall'altra parte non va bene, quindi di fatto questa cosa qua non si conclude. Quindi cosa può succedere? Succede che all'atto pratico il software è creato da esseri umani, quindi non è perfetto. Viene aggiornato continuamente e questi aggiornamenti possono avere, diciamo, contenuti differenti, possono avere dei bug fix, possono avere delle feature aggiuntive, diciamo, residuali, ma possono anche andare a toccare quello che è il meccanismo di consenso. Il meccanismo di consenso è la parte, diciamo, più delicata, è quello che, diciamo, dà di fatto valore a Bitcoin, il fatto che ci sia questo consenso distribuito. E questo consenso però a volte, diciamo, ha senso andare a modificarlo leggermente. Questo consenso si può modificare sostanzialmente in due maniere diverse, in maniera non retrocompatibile e in maniera retrocompatibile. La maniera non retrocompatibile è spesso definita come hard fork, sto semplificando in maniera, diciamo, un po' estrema però, mentre la maniera retrocompatibile è detta sostanzialmente soft fork. Quando andiamo a modificarla in maniera non retrocompatibile, corriamo un rischio, perché se io aggiorno il mio software e gli altri non lo aggiornano, può capitare che io reputi valido qualcosa che gli altri non reputano valido, e quindi io sostanzialmente vado a vedere una storia diversa rispetto agli altri, vado sostanzialmente a isolarmi. E questa cosa qua è pericolosa dal punto di vista della rete, perché va di fatto a minare il valore stesso di Bitcoin, il fatto che ci sia questo consenso distribuito. Con gli aggiornamenti, perché chiaramente cosa può succedere? Io aggiorno il mio nodo, ma gli altri non lo aggiornano per qualsiasi ragione, semplicemente anche per una ragione pratica. Io lo aggiorno ora e loro lo aggiornano fra 3 giorni. Magari in questo lasso di tempo andiamo a, diciamo, a scinderci, diciamo, a scindere quello che è la nostra visione della storia di Bitcoin. Con il soft fork il procedimento è leggermente diverso. L'aggiornamento è retrocompatibile, quindi io posso aggiornare il mio software, ma non è necessario che la rete lo aggiorni in maniera completamente sincrona. Se io lo aggiorno e gli altri non lo aggiornano, allo stesso modo possiamo vedere la stessa storia. Piano di tecnicalità da questa parte qua.
Tornando in maniera più specifica alla domanda, chi propone queste modifiche? I manutentori del software che comunemente viene utilizzato. Chi sono? All'atto pratico sono sostanzialmente chi lavora su Bitcoin Core. Però dal punto di vista teorico in realtà non chiunque. Io, nessuno sa che software utilizzo io quando eseguo il programma che diciamo, porta avanti il mio nodo. Io potrei aver applicato delle patch e di fatto, nel senso, questa cosa qua è possibile. Però di fatto quello che succede all'atto pratico, quindi con una serie di semplificazioni, è che ci sono degli sviluppatori che lavorano su Bitcoin, quindi nel mondo open source, che vanno a proporre queste modifiche al protocollo. Queste proposte hanno un iter molto lungo, molto complicato, la discussione è quasi pubblica, diciamo, chiunque può partecipare. Di norma quello che succede è qualcuno ha l'idea, viene comunicata attraverso i canali più comuni, che sono sostanzialmente la mailing list di Bitcoin, che è linkata un paio di volte, ad esempio qua. Quindi vengono proposte queste modifiche, vengono proposte ovviamente all'inizio in maniera, diciamo, concettuale. Successivamente qualcuno va a fare un'implementazione di queste proposte. Questa implementazione, chiaramente la prima parte presuppone una discussione da parte delle persone interessate, degli sviluppatori o comunque di chi ha un interesse a portare avanti o diciamo, influenzare questo tipo di discussione. Successivamente c'è una parte di implementazione, quindi qualcuno andrà effettivamente a scrivere il codice che implementa quello che si è discusso precedentemente. E poi dopo c'è una fase successiva che è quella dell'adozione, adozione che è può essere fatta da chi opera i nodi. Chi opera i nodi decide se utilizzare un determinato software aggiornato o meno, se configurarlo in quella maniera o meno. Quindi di fatto ci sono, diciamo, i proponitori dell'idea, poi ci sono gli implementatori dell'idea che all'atto pratico vanno a scrivere il codice che aggiunge queste feature, che fa questi cambiamenti, e poi ci sono le persone che operano i nodi della rete di fatto, che decidono o meno di aggiornare il software in modo tale da aggiungere queste feature. Questo processo è volutamente molto lento perché potenzialmente un aggiornamento che introduce delle feature nuove ovviamente introduce una serie di rischi. Tuttavia è sempre una questione di trade-off. Alcune volte questi rischi hanno dei benefici che diciamo, pesano molto di più dei rischi che si vanno a correre, quindi si va diciamo, a accettare questa serie di miglioramenti. Nel caso specifico di Taproot, quello che poi succede all'atto pratico è che diverse proposte vengono accorpate in una, perché questo genere di upgrade, quindi il fatto che io debba andare a utilizzare un software diverso, un software aggiornato, che abbia feature differenti, che faccia, diciamo, che vada a toccare la parte di consenso, è una cosa delicata e che si tende a fare con una frequenza il più, cioè meno possibile, una frequenza il più basso possibile. Ad esempio, con Taproot è stato introdotto Taproot, Schnorr e Mast, quindi questo sistema per aggregare un numero di script arbitrariamente grande all'interno di un output Taproot, appunto. Grazie mille Leonardo. Comunque, se avete altre domande, adesso noi ci spostiamo tutti in Piazza Leo per il Satoshi Spritz e per chi viene ci sarà anche una birra in omaggio, quindi insomma l'incentivo non è niente male. E, detto questo, noi speriamo che questa serie di incontri vi sia piaciuta, noi ci siamo impegnati al massimo e mi raccomando continuate a seguirci su Telegram e Instagram anche in vista degli eventi dell'anno prossimo. Grazie.